You think this is a good opportunity for you to win again the TT? Potete immaginare, stamattina ho aperto la finestra della mia camera d'albergo e mi è volato qualche suino religioso, perché arrivare a Portimão per provare questa belva qui e trovare la pioggia, insomma, mi ha un pochino indispettito. La Fireblade 2024 cambia tantissimo sotto la carena. Pensavo di non percepire tutti questi cambiamenti, visto il meteo che ci ha accompagnato oggi a Portimão, ma in realtà tutto quello che ci hanno promesso in onda sono riusciti davvero a mantenerlo. Questa Fireblade è un grandissimo step in avanti. Quindi entriamo un po' nel concreto. Cosa è cambiato su questa Fireblade? Primo aspetto che mi incuriosiva tanto, che mi riguardava direttamente, era relativo all'ergonomia. E qui devo dire che in onda sono stati bravissimi, perché pur non sacrificando nulla sono riusciti ad aumentare lo spazio in sella per il pilota, le gambe sono meno piegate rispetto a prima, ti senti più inserito nella moto e questo aiuta tantissimo quando sei in pista, perché ti porta a stancarti di meno. A meno per chi è diversamente basso come me, devo dire che la versione precedente, la Firebird, da questo punto di vista era un piccolo problema. Adesso invece con questa posizione rivista mi sono stancato molto di meno durante questa giornata in sella a Portimão. Tra l'altro con la pioggia sei portato a guidare in maniera più tesa, sei sempre un po' sulle uova, sei meno tranquillo e questa cosa secondo me mi ha aiutato tantissimo a superare indenne la giornata, affrontando questa giornata senza nessun problema. Cos'è che insomma doveva essere cambiato? A quanto pare in onda hanno lavorato moltissimo sul telaio, l'hanno reso più flessibile, è diventato il 17% più flessibile dal punto di vista laterale e il 15% più flessibile dal punto di vista torsionale. Quindi insomma un telaio meno rigido rispetto al precedente, che secondo me permette alla Fireblade di dare maggiore confidenza a chi è in sella. Parliamoci chiaro ragazzi, una giornata come questa con una superbike replica da 217 cavalli può diventare un grande problema. Invece questa moto, a dispetto di queste condizioni meteo così complesse, è stata in grado di farci trovare sempre a nostro agio. Paradossalmente io mi sono trovato anche maggiormente tranquillo su questa che sulla sorella piccolina, la 600, che ho provato oggi nella stessa giornata, perché la capacità di questa moto è quella di metterti a tuo agio, pur disponendo di una potenza enorme, di una ciclistica comunque affilata, riesce in qualche modo a essere morbida. Questo è il grande complimento che bisogna sempre fare a Honda. Riesce a coniugare al meglio grandissime prestazioni e grandissima familiarità. Ti senti davvero a casa anche quando sei sul rettino di Portimão, sfiori muretto a 299 segnati sul tachimetro. Questo per me è un pregio che possono vantare poche moto. La Fireblade nella sua edizione 2024 può davvero vantare questo primato, secondo me. Un altro aspetto che è stato ritoccato da parte dei tecnici Honda riguarda l'aerodinamica. Le nuove winglets generano maggiore carico della versione precedente e secondo me il loro grande plus, come volete dirlo, rispetto alla versione precedente è che sono fighe da morire. Ricordano la MotoGP 2023 by Honda. Secondo me raccordano meglio con il design complessivo della moto e poi funzionano dannatamente bene. Portimão è una pista ricca di saliscendi, ci sono dei punti in cui la moto tende ad impennare, c'è bisogno di stabilità in staccata alla fine del rettilineo dopo la discesa, tutte caratteristiche che questa Fireblade mette sul piatto. Parlando ancora di aerodinamica, c'è un aspetto che mi ha incuriosito molto e che secondo me spiega al meglio quanto siano stati attenti in onda ai dettagli per definire questa Fireblade 2024. Qui c'è questa bocca d'ingresso del sistema Ram-Air che viene investita dall'aria alla massima velocità e c'è una sorta di piccola protuberanza che viene definita turbulator. Perché? Perché in realtà questa forma, diciamo, non naturale della plastica in questo punto permette di creare dei turbini d'aria che entrando nella presa d'aria aumentano la velocità e aumentano la portata dell'aria e quindi la capacità del motore di respirare. È incredibile come un piccolo dettaglio di pochi millimetri sia stato curato da Honda fino a questo punto.
proprio per ottenere il massimo sotto ogni aspetto di questa moto. C'è poi un altro aspetto in cui la Fireblade è riuscita a fare dei grandissimi passi in avanti e riguardano tutti le sospensioni elettroniche, perché le sospensioni elettroniche Ohlins 3.0 rappresentano un netto passo in avanti. La logica di queste sospensioni è di funzionare per obiettivi, quindi cosa volete ottenere? Maggiore controllo in uscita di curva, un retrotreno più rigido, un avantreno meno cedevole in staccata. Tutti questi obiettivi possono essere personalizzati, sistemati sul display TFT della moto, vengono dati anche dei suggerimenti su come lavorare sul precarico regolato in base al peso del pilota, e questo permette di personalizzare in maniera più semplice il setup della moto. C'è grandissima confidenza che ti regalano queste sospensioni. E soprattutto la cosa che mi ha impressionato è che durante questa giornata ho chiesto ai tecnici Ohlins che ci hanno seguito qui di fare delle piccole modifiche in base al mio peso, e devo dire che la reattività, il cambiamento della moto è stato davvero impressionante. Ho sentito nettamente questo setup diverso che mi ha aiutato moltissimo a prendere confidenza. Quindi è un sistema, secondo me, complesso nella descrizione, può sembrare davvero difficile, ma in realtà nell'utilizzo molto facile, molto utile e anche intuitivo da un certo punto di vista. Vi ho parlato del modo in cui questa Fireblade consegna la sua potenza. C'è un nuovo device, cioè un nuovo sistema che si chiama Torque Speed Control. Cos'è? Una magia che hanno ideato i tecnici di HRC, che permette, attraverso il controllo delle farfalle in maniera separata, la prima, la seconda, la terza e la quarta, di rilasciare potenza nel modo più lineare possibile. Oggi questa cosa l'ho sentita moltissimo, soprattutto quando c'era da parzializzare in uscita di curva. Hai un perfetto controllo del comando del gas, senti una sorta di connessione neurale tra la tua mano e quello che avviene nel motore. Questo è possibile grazie ad un'elettronica avanzatissima e che aiuta sia in accelerazione, quando si tratta di gestire il motore, la potenza del motore, sia in staccata, perché interviene anche sul brake control, quindi riesce ad aiutarti in staccata. Va oltre la capacità frenante naturale del motore, l'engine brake è ancora più incisivo e l'elettronica che regola questo intervento ti permette di sentirti maggiormente al sicuro, maggiormente a tuo agio. In ogni caso, la Fireblade nel complesso, secondo me, rappresenta un passo in avanti, soprattutto da questo punto di vista. È riuscita a non sacrificare prestazioni e a mettere al centro, ancora di più di prima, le esigenze del pilota, la sua capacità di spremere al limite quella che è una belva. È davvero incredibile da dire per una moto che mette sul piatto 217 cavalli, ma mi viene da definirla con un solo termine: facile eppure impressionante. Davvero una moto che riesce a coniugare al meglio questi due aspetti, ti fa divertire, non ti fa stancare, non ti fa terrorizzare. Resta una 1000, resta una moto di ultimissima generazione a cui è necessario dare del lei, ovviamente su strada quanto in pista, però c'è da dire che dopo una prima fase in cui prendi confidenza con tutte le sue caratteristiche, ti viene spontaneo di darle del tu. C'è una grande linearità sotto tutti i punti di vista, c'è un grande feeling, una capacità di aver reso armonioso il comportamento del motore con la ciclistica, l'elettronica, l'aerodinamica, la frenata. Insomma, è tutto un gioco di orchestra, mettiamolo così, è come se in Honda fossero stati capaci di orchestrare al meglio tutti gli aspetti della moto, producendo uno spartito facile da leggere che ti fa divertire, ti fa sentire bene e ti fa sentire anche un pilota di una vera superbike. Cambia leggermente il display TFT, ma non nella forma quanto nel contenuto, perché in questo caso la Fireblade mette sul piatto tre riding mode che, pur essendo definiti ognuno a modo suo, possono essere totalmente personalizzati dal pilota. Quindi è possibile insistere su ogni singolo parametro dei tre riding mode per cucirsele addosso. Dopodiché è facile anche tornare al punto di partenza. Il piccolo consiglio che vi sento di darvi è di non perdervi in eccessive modifiche all'inizio. Prendete prima confidenza con la Fireblade nelle varie modalità, capite di cosa avete bisogno e poi andate ad intervenire, perché quando c'è tanta elettronica, c'è tanto da regolare, è anche facile perdere la bussola e magari mandare la moto fuori strada. Però adesso ho pensato di chiedere ad un vero esperto quanto è cambiata questa Fireblade. Guardate un po' chi vi ho portato a Portimão. Ma quindi, ragazzi, io l'ho trovata migliore rispetto alla precedente, ma dovevo chiederla a qualcuno che ne capisce davvero. Quindi c'è qui con me John McGuinness, leggenda del TT, corre con questa moto,
L'ultima volta che ci siamo incontrati era l'anno scorso al TT, sto parlando in italiano, lui adesso non mi capisce, ma gli traduco qualcosa. So, John, last time we met, it was in the TT, yeah. But before, it was in Donington with the previous version of this bike. Yeah, yeah. I want to know from you, how much big is the step forward of this model, of this new Firebird? Yeah, I think it's a big step. When you look at it, it looks very similar, but when you uncover everything, there is so many different things, you know, lighter, different valves, lighter crankshaft, different chassis, different electronics, the wings. And I wasn't so sure when I came here to ride it. I thought, you know, it might be a little bit better or maybe not even any better. But when I rode it here, I was really, really surprised how much better it is, how much stronger it is, the power, the delivery, the speed. And I've been smiling for the last 3 days, you know, I've been really excited. And for me, selfishly, I'm thinking of racing all the time. So I know when my program starts with the racing, that it's going to be a step forward. Mm. You think this is a good opportunity for you to win again the TT? Oh, that would be a dream. I mean, to be able to win at the TT again for me would be amazing. But with my hand on my heart, probably not. But my new teammate, Dean Harrison, is really, really fast. And Dean was here yesterday riding the bike, and he's got a smile as well from ear to ear. So we've got a great competitive bike. We've got a fantastically reliable package as well. Fireblade has been reliable for so many years. And it has blown me away. You know, it feels like it's a full world superbike with lights on. You know, yeah. It made me smile so much riding it. Oh, the air bleed, the noise, the engine note, the engine braking, the way it sounds. Or just, yeah, it really, I'm really excited for the year coming. So good luck for the TT. We see you next time. Maybe the next TT. Okay. Thank you so much. Thank you. Cheers. La Fireblade è già disponibile nei concessionari in Italia. Per quanto riguarda la versione SP, c'è questa versione con i colori HRC e poi c'è una Carbon version che è disponibile in appena 300 esemplari per l'Europa, con tante chicche in carbonio, un prezzo leggermente più elevato, ma che riesce a mettere sul piatto il fascino di una moto davvero molto esclusiva. Chiaro che non è una moto per tutti, non costa poco, ma quello che riesce a mettere sul piatto questa Firebird è qualcosa di davvero unico. Ragazzi, secondo me Honda con questa moto ha dimostrato per l'ennesima volta la sua capacità di andare oltre. Esteticamente, apparentemente, non sembra essere cambiata moltissimo, ma in realtà sotto le sue forme, sotto le sue carene, è una moto totalmente diversa. Ricordate un po' quello che fece con la WTR 1000 SP1 e poi la SP2? Erano due moto quelle che sembravano simili a un primo colpo d'occhio, ma in realtà erano due moto quasi riprogettate l'una rispetto all'altra. La SP2 era un passo in avanti sotto tantissimi punti di vista. Secondo me, fatti le giuste misure, insomma la giusta tara alla questione, in questo caso ci troviamo davanti ad una svolta di quel tipo. È una moto che conosce una seconda generazione, Honda ha ascoltato i feedback dei piloti in giro per il mondo, ha cambiato il telaio, le forme, l'ergonomia, insomma ha lavorato alla grande per consentire alla Fireblade di restare al top e secondo me stabilire un nuovo benchmark. Adesso spero solo di poterla provare quanto prima sull'asciutto per divertirmi davvero alla grande. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i contenuti che noi produciamo su GP1, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella. Mi raccomando, non perdete mai nessuno dei nostri video. Ci vediamo al prossimo test. Ciao!